Cioè, raga, ho parcheggiato la macchina per andare a prendere un caffè. Ho l'unico punto della macchina al sole era il telefono. Cioè, è incredibile, non ci ho pensato a sta cosa, no? Ho messo la macchina per rinquadrare quei due ragazzi che stavano lì a fare i babi e magari non hanno fatto niente. E c'era il telefono completamente al sole, sono tornato e si era squagliato. Quindi niente, quindi di nuovo verranno due video, sempre che quest'altro non si blocca, e adesso provo ad andare. Ho messo il volume delle notifiche al massimo, così se si blocca di nuovo dovrei sentirlo. Let's go! Cioè, sono un babi, è incredibile. Prima mi viene in mente di aprire tutti quanti i finestrini per ventilare l'abitacolo e poi cosa faccio? Parcheggio la macchina e invece di pensare a mettere la macchina all'ombra che poi rimaneva 5 minuti tutto chiuso, no, devo inquadrare i ragazzi. E vabbè, come si dice, è tipo anche i migliori sbagliano. Let's go! Adesso col caffè vado a 200 all'ora, anzi vado a 205 come dicono le Blackpink.
6:40. Aspetta che... vabbè. Non ci credo, dai, mi ha dato il resto. Mi ha dato due monete da 5, ma vaffanculo, lol. Allora, l'altra sera che sono venuto a vedere i pancreas, sarei dovuto uscire qua, e invece scazzato uscita, sono andato più avanti a quella dopo e mi sono incasinato tutta la serata, poi ho perso mezz'ora per trovare il posto. Adesso qui ci dovrebbe essere la rotatoria con a destra quella cazzo di via Emilia Pavese che... vediamo... arrivavo, invece no, e vabbè. Ora però non devo andare di là, ma devo andare alla stazione, quindi ecco già che c'è il cartello col simbolo della stazione, miracolo. Vediamo se anche oggi riesco a scazzare strada oppure se la trovo subito. A sinistra dovrebbe essere chiusa ancora. No, col cazzo che ci vado, allora aspetta. No, era più avanti la strada per la stazione, che cazzo sto facendo? Era quest'altra rotatoria. Tanto poi se vado di là la strada è chiusa. Buonanotte. Let's... E qua si è perso il... comunque il cartello con... cioè il simbolo della stazione. Quindi... beh, io ecco, questa strada l'ho fatta l'altra sera, che è giusta, però... cioè... infatti l'altra sera sono andato a...
andato a sinistra l'altra sera, però boh, non mi convinceva. Ma più che altro che lì si va dentro al centro. È risaltato fuori il cartello della stazione, che voglio dire, io più o meno avevo capito com'era la strada e ci sono arrivato, ma vabbè, lascia stare. Thank you.
attacco la stazione qua a destra, però vado a primo colpo. Comunque venendo in qua è pieno di pizzerie e quant'altro, ma c'è ormai, ah guarda, c'è anche il ristorante cinese, giapponese, però ormai c'è cioè, Piacenza uguale a Burger King. Cerco di parcheggiare inquadrandolo, dai, così se riesco. E mangio tutto pieno. Eccolo qua. Poi adesso c'è ancora luce e anche se l'insegna è già illuminata, sì, non si nota molto, ma se si vede che c'è scritto alla griglia dal 1954, in realtà il 54 è spento, quindi sì, in realtà è alla griglia dal 19, quindi da 2000 anni c'è sto Burger King, quindi vabbè, che gag. Dai, vengo a spegnere il telefono. Ha resistito. Allora, cazzo che palle, devo parlare per un altro minuto, che dire. E domani mi vedo con il Lioncino, così registriamo il vlogot su questo Akibakon. E è stata una fiera un po' particolare per varie cose, poi domani le analizzeremo meglio insieme, quindi quando poi pubblicherò il video, se volete andate a guardarlo, così scoprirete cosa è successo. Ci vediamo.